Cioè, che cosa ho imparato, che cosa... Anzitutto ho imparato a conoscere un'Africa che non conoscevo, mi era stata sempre presentata con un altro volto. No, l'Africa la conoscevo, dei missionari che sono poveri, si parlava della schiavitù, ma non come una grossa, un grosso fatto, mentre è enorme, no? Il periodo della schiavitù. Non conoscevo l'Africa, l'Africa era un paese da aiutare, erano poverini, noi abbiamo i soldi, in più abbiamo anche la religione, la fede, andiamo. Ma andare a convertire non mi ha preso tanto perché, ripeto, eravamo dopo 68, quell'idea lì non c'era più tanto. Di Già andare questo è interessante, andare a convertirli o civili, tantomeno sì. civilizzarli. Però abbiamo ricchezze e loro non le hanno. Non ci preoccupava tanto, né a capire perché non le hanno. Lì l'ho capito poi anche là, il perché sono poveri cosiddetti, no? E quindi mi ha anzitutto ha fatto conoscere l'Africa di cui avevo un'immagine non esatta. E quello che ha insegnato a me, come europeo, quella necessità la vedo ancora oggi quasi di più. Cioè io conoscevo poco l'Africa con idee non esatte e mi sembra che oggi siamo peggiorati. Cioè chi si interessa poi dell'Africa ovviamente queste cose le sa, ma io non voglio fare quantitativamente, insomma, comunque la stragrande maggioranza di noi, dei nostri bravi cristiani, di tutto il popolo, non conosciamo l'Africa, abbiamo un'immagine falsa dell'Africa. Quindi io questo me l'ha trasmesso e penso che sia un grande insegnamento, il primo, senza quello alla base, poi tutti gli altri sono un po' la conseguenza. Mi ha fatto conoscere l'Africa io spero di comportarmi un po' da uno che conosce ciò che io ho davanti, ecco. Ti vedo lì, non comincio a dire poverino hai fame, vuoi che ti porti un pezzo di fagioli? Tu mi dici, ma di dove arrivi? Cioè, questo me l'ha insegnato, io penso di reagire di conseguenza. Altre cose mi ha fatto scoprire l'umanità della società africana. Cioè gli africani, la gente africana, tu arrivi là, tutti gli amici che venivano ce lo dicevano. Arrivi là dopo 2 ore, ti senti a casa, ti senti a casa. Quindi, sai, arrivi a casa, stai attento a non toccare quell'armadio, ma puoi anche aprire l'armadio, nessuno ti dice niente. Ti senti a casa, hanno un modo di fare, non sono invadenti, automaticamente, immediatamente ti ascoltano, danno per scontato che tu la sai lunga, danno per scontato che tu hai qualcosa da dire. Prima di pensare di aver loro qualcosa da dire a te, cosa al contrario che trovavamo e trovo oggi qua. Io oggi qua dire c'è un pinerolese che si interessa cosa penso io di, non so, del panettone. Nessuno. Tutti possono insegnare all'europeo, ma non chi arriva dall'Africa. C'è questa attitudine, tu arrivi, quindi io ti accolgo al 100% perché. Da te sicuramente mi arriverà qualche cosa di importante, questo ascolto. E anche lì, mia reazione, mio frutto, devo anche stare attento a parlare perché loro l'immagine che io so e ho tanto è pericolosa. Quindi esserne un po' coscienti, stai anche un po' attento a buttare là con facilità frasi o atteggiamenti anche. Quindi mi ha insegnato quello che poi io l'abbia messo, che sia chiaro, che l'abbia messo subito in pratica, non lo so, lo sa so qualcun altro, però lo afferro adesso, ecco, gli insegnamenti che ho ricevuto. Una conoscenza profonda, questa loro grande capacità di ascolto e io posso fargli passare con molta facilità, non sono stupidi, che sia chiaro, però... ho una certa potenza nel dire una cosa, so che di là viene percepita in modo a volte un po' esagerato, quindi devo stare attento, non so se lo sono in pratica, ma so che devo fare. Per cui quando arrivano anche in queste visite che abbiamo avuto,
qualcuno dall'Europa, e ci sono stati, qualcuno che ha un atteggiamento un po' da europeo, io so fare questo, so fare quello, cerco di anche di per dire, state un po' attenti, siete in casa, non buttate là subito dei nomi che cadono giù, perché loro ti prendono sul serio. Mentre io qua se parlo mi prendono, lasciamo parlare. Questi sono due, poi ce n'è un'infinità. Poi ci sono atteggiamenti perché come cultura, per esempio, questa è più la cultura di là, confronto alla nostra cultura di qua. Tu passi per strada, no? Trovi, saluti uno che incontri, lo conosci, ciao, come stai? Noi puoi anche salutare con la mano, vai avanti. Tu come fai una parola, ciao, l'altro, blum, si blocca. Cioè, il primo passo del colloquio, non puoi parlare con una persona camminando. Magari la mamma che è partita al mattino ad andare in campi, ha coltivato tutta la fatica, arriva alla sera, non è che è andata ai campi e poi ritorna, ritorna con la legna, col fagotto di patate e il bambino sopra e si ferma. Tu pensa che voglia di andare a casa a sedersi alle 5, tu la saluti, si ferma e sei tu che l'hai salutata che le darai il segnale e basta. Lei sta lì finché tu gli voglia di parlare. Salutare una persona. Che poi io la collego all'altra, tu arrivi a trovare qualcuno in casa e gli dai il regalo, no? O anche qui o anche là, porti un regalo che può essere un libro, può essere una gallina, un coniglio. Noi qua la prima cosa che facciamo, apriamo, no? Loro, io ho visto che davi qualcosetta, adesso non so, te lo pigliava e con indifferenza lo metteva là. E poi parlavamo, non esisteva più. Una volta ho chiesto, parlando di queste cose qui, a volte chiedevo il perché, e loro cercavano, qualche vecchietto me l'ha detto, non so più chi, ma ha detto, ma perché quando c'è l'ospite, se tu guardi il regalo, gli dai l'idea che è più importante. No, adesso No, il vero regalo è lui, quello lo vedo. E poi mi hanno aggiunto, poi c'è anche un secondo aspetto, perché gli africani sono psicologi. Tu apri il regalo, magari una cosa che aspettavi, quindi ti si illumina, magari una cosa che ti delude, si vede. Almeno così non vedo la tua reazione. Me l'ha detto loro, eh. senti, e dopo in questi 50 anni, poi nei paesi in cui, nei villaggi in cui sei stato, ci sono stati dei momenti di crisi che arrivavano dall'esterno, no? Perché no, non era proprio un'area paradisiaca da quel punto di vista, e non lo è purtroppo neanche adesso. Adesso si è messo anche il vulcano che ha di nuovo sparato. Ok, allora, questi momenti che arrivavano da fuori, le milizie, gli sbandati, le bande, eccetera, come tu singolarmente e con i tuoi gruppi di persone con cui avevi più rapporto in paese, come li avete vissuti, come avete reagito? Questa realtà è entrata con tanti atteggiamenti esteriori diversi, no? I primi 20 anni fino al 1990, quando ho scoperto il genocidio 97, 95, 96, avevamo la dittatura di Mobutu, quindi i soldati dell'esercito che giravano, non stanno in caserma. Quindi il soldato ti arriva nel villaggio, quello che vuole, vuole. Quindi il soldato arriva, prende di qua, prende di là, era la normalità. Non c'era modo di discuterne. E così alla fine lo accetti. È pesante, ma non è il peggio. Cioè il soldato gira e fa quel che vuole. C'erano i repubblichini, quelli che noi avevamo, i repubblichini, no? I fanatici. Qui avevamo i tedeschi, ma certi repubblichini erano peggiori che i tedeschi. E lì Mobutu ha creato una milizia, i repubblichini, cioè quelli del partito, MPR. E questi qui arrivavano come repubblichini ai tempi dei partigiani, più tedeschi dei tedeschi, e a questi qui la stessa cosa. Io all'inizio ho avuto alcuni interrogatori, anche, ma non ricordo più neppure su quali temi, bastava un niente, ti convocavano i servizi di sicurezza, ti facevano un interrogatorio.
Noi avevamo la fortuna di avere un vescovo che lo temevano, Catalico, il primo vescovo. Quindi qualcosa non andava, il vescovo me l'ha detto, e lui arrivava là. Era un'autorità che non ce l'aveva come solo perché era vescovo, perché era un titolo. Riconosciuta Poi proprio. era uno immedesimato con la gente, quindi il soldato era lì. L'altra presenza dei gruppi ribelli che arrivano, e l'ho vissuta ancora adesso, dal 2000, diciamo, più o meno. E lì sono Post stati, Mobutu, diciamo. quando Mobutu è stato messo via, Kabila ha preso il Sì. potere, e lì sono stati proprio tanti aspetti diversi l'uno dall'altro. Prima arrivavano, noi abbiamo visto l'esercito in fuga, no? Quando hanno cacciato l'esercito di Mobutu, quello è stato il peggio di tutte le esperienze. Un esercito in fuga è il disastro, è peggio che lo tsunami. Dove si ferma, porta via tutto, tanto non ha più niente da perdere. Quindi abbiamo avuto un giorno e mezzo di soldati in fuga, ne hanno combinato tutti i colori, violenze, tutto, ti basta solo scegliere, ci sono migliaia. E quello è stato il peggiore. Poi sono creati i vari gruppi ribelli che sono stati contro il governo, anche contro Kabila, e lì all'inizio, anche lì, i cosiddetti ragazzi, bambini, soldati, bambino, con i cappucci adulti, i mai mai iniziali erano stati spaventosi, dei bambini di 12-13 anni che arrivano con il fucile, con la macete. Ti fanno inginocchiare il vecchio e l'altro, fanatici. Abbiamo visto delle scene del gente del villaggio che arriva a un certo punto di esasperazione, abbiamo visto la missione. Questi ragazzini di 8-9 arrivavano lì con un fucile, facevano razzie, picchiavano, uccidevano tutto. A un certo punto una popolazione, non la nostra, quella del villaggio vicino, esasperata, li hanno inseguiti, 7-8, fino alla nostra missione, venivo giù dalle montagne. E lì hai visto delle scene che ti pigliano un bambino di 10 anni, un ragazzo soldato, non un bambino, ti pigliano un palo e te lo infilano in bocca così. Scene da non descrivere, una reazione popolare. L'africano è intollerante, però esasperato, esasperato. E lì non c'è nulla. Abbiamo vissuto questi momenti, non lunghissimi, ma ci sono stati. Fino all'oggi, ripeto, ci sono tanti passi intermedi, all'oggi in cui i gruppi ribelli ci sono e ognuno ha il suo terreno, noi ne abbiamo anche noi sul nostro terreno, c'è una convivenza, beh, anzitutto paghi loro la tassa mensile, il governo qui non fa pagare, quindi pagate noi, siamo noi che vi proteggiamo. Bisogno da mangiare, ovviamente devi darglielo tutti i giorni. Quindi il capovillaggio raccoglie cibo tutti i giorni e lo manda al campo dei soldatini, dei ribelli. Poi ogni tanto adesso c'è questo movimento, un gruppo ribelle, a un certo punto vuole questo territorio, arriva qua, qualche sparatoria, a volte dura un giorno, a volte una settimana, o lo manda via e si installano loro, o si fa qualche sparatore e poi se ne vanno via, comunque qualche morto c'è sempre. Ma nel mirino non c'è la gente è lì in mezzo, ovviamente scappi per non pigliarti le pallottole. E in genere si convive, cerchi di tenerli buoni, fai loro dei favori, loro hanno il fucile in mano. Descrivere queste situazioni, voi immaginate gli adulti, ma i giovani vedono l'altro con un anno o due di meno, che gli fa fare tutto quel che vuole, intanto si arrabbia, cioè, 3 giorni fa ce n'è stato, stavano per ucciderne uno, perché poi reagiscono, prima cosa che fanno, se arrivi ti fanno fuori. Loro ne uccidono parecchi ribelli, qualche volta la popolazione reagisce e fa fuori anche loro, poi pagano. È una situazione bruttissima, che però è diventato, o mangi quella minestra o salti dalla finestra, cerchi di prenderti un atteggiamento, non è sicuramente quello dei partigiani. Noi tre partigiani ti mettevano in ballo 20 tedeschi, qui due bambini col fucile ti mettono in ballo tutta la popolazione.
perché subito subito l'africano non reagisce, accetta e trangugia, a meno che lo faccia esasperare. È una convivenza brutta, tu immagina i giovani che sono lì, devono coltivare, non hanno alternative, e questi qui comandano e non sai fino a quando. Per adesso è 20 anni e non muove niente. Da Ruanda, da Non quando. è da Ruanda è cominciato, e poi adesso è roba locale. Sì. Dietro c'è Ruanda, nel senso che Ruanda fomenta tutte queste cose qua. Perché Ruanda, quel territorio lì nostro, prima che arrivassero i tedeschi, la prima colonia, penso sia i tedeschi, hanno diviso e hanno tagliato proprio i Vanande, la nostra popolazione, i Nande e i ruandesi, i ruandofon. Convivevano sempre con adesso sono riusciti a mettere uno contro l'altro come hanno messo i tutti contro gli Hutu e ci sono dati modi per creare queste tensioni. Una convivenza che c'era prima andrebbe tutta ricostruita perché è sempre convissuto. Ha spaccato i nostri confini, ha spaccato un territorio che era omogeneo, quindi tutte le conseguenze, poi alla fine. Basta che tu abbia un accento meridionale Sì. e sei finito. E ripeto, la gente non ha alternative. Non è un rivoluzionario nato, questo sì. Non è, noi abbiamo vissuto il periodo del fascismo con i tedeschi, i repubblichini, non è quel clima lì. No. Non ci sono quelle ragioni. Sono, li diresti tolleranti. Qualche volta li diresti un po' troppo succubi, però come metodo è più vincente che reagire subito con la rivoluzione. E se vuoi è il metodo di Gandhi. Con le differenze che Gandhi, la verità te la diceva, non Sì, pigliava sì. il coltello, però l'africano si riesce, si sottomette anche le tue idee. Ma per amore di pace, di non urtare, non so come. Tutta la lettura che oggi si potrebbe fare perché contatti facilmente, no? Per esempio, io adesso, dopo 20 anni lì, mi trovo in questa situazione. Conosco molti capi ribelli, qui che vengo li conosco tutti. E puoi anche dire una parola un po' forte certe volte. Puoi intervenire, far fare il dialogo. Dopo di fare tante cose, io qui sento molto la necessità, un lavoro che potremmo fare noi anche di qua, e conoscendo ovviamente sul posto, trovare delle soluzioni, aiutare a cercare soluzioni politiche. I confini, per esempio, le Nazioni Unite, tutti quei che. Qui io vedo, parlo della mia zona, un'Europa che è responsabile, ma si ritira. Sbrogliatevi. Tu, no. Poi li porterebbe un altro discorso, no? Io fino a qualche anno fa, la mia lettura, che ripeto, necessita di tanto confronto, è che i governi africani sono tutti formati qua, o la Francia, o il Belgio, le ex colonie, e quello andava. Oggi come oggi no. Il dialogo con qualche amico di là mi ha portato questo e non è neppure più il governo francese che Pensa di Giovanni. aiuta diciamo. Non è neppure più il governo francese che ti fornisce e aiuta il governo del Congo. Ripetilo per favore questa frase perché si ripete, non è più neanche. Dicevo, l'immagine che avevo prima, penso che fosse così, era che il governo francese forma un governo qua, cioè gli dà l'esercito, gli dà i soldi, il governo è fatto così, mette chi vuole o pilota le votazioni. Oggi mi diceva appunto uno di là che non è neppure la Francia o gli Stati Uniti o la Cina, sono le multinazionali, il soldo. Le multinazionali governano i governi di qua e anche là. Cioè chi sceglie i governanti di là sono le multinazionali. Chi fa le strutture sono le multinazionali. C'è il soldo.
Per cui prima tu potevi accusare la Francia, il Belgio, l'Italia, oggi non, secondo me non sono loro i veri che tengono i burattini per il grande nemico delle multinazionali, perché l'Africa vero, è un deposito di tutto, di materiali, di terre, cerchiamo là, le culture grandi le facciamo là, i minerali li troviamo là, e allora è il soldo che domina, non sono neppure le idee politiche, non c'è la sinistra, la destra, non c'è il blocco. Prima era più evidente il blocco comunista e il blocco capitalista. Dominante è il liberalismo, chiaro, ma è proprio il denaro che i soldi. Ecco, ma nella tua esperienza dei primi 20 anni, prima di questa situazione qui, in qualche modo si era creata una specie di, come dire, classe locale formata alle discussioni, all'analisi dei problemi, ai tentativi di risolvere. Quindi poteva avere una funzione dirigente, ecco, rispetto alla realtà locale. Queste persone, questi giovani, queste, che fine hanno fatto? Come vivono? Ferrare. Allora, la scuola, lo studente sicuramente è il primo, è un passo importante per la presa di coscienza di ciò che sta capitando. Però se la si fa a livello di villaggi, così come una comunicazione diretta come è stata anche la nostra, si potrebbero moltiplicare. La scuola in se stessa è un'istituzione, quindi anche struttura. La scuola ha la sua responsabilità e c'è gente formata. Allora, si è formato una borghesia sicuramente. A Butembo ci saranno 12 commercianti che hanno i soldi a livello di agnelli, eh? Soldi liquidi. Quindi i soldi ci sono. E poi c'è la classe commercianti. Allora io parlo della mia etnia, i Vanande sono, anche là le etnie hanno delle caratteristiche proprie, eh? I Vanande sono commercianti nati, io so che giocavo anche un pochettino, dice, nella città ci sono le bancarelle dei bambini che vendono le sigarette, il petrolio per la luce. E io giocavo un po' alla predica, a volte dicevo, voi mamme quando date il latte al vostro bambino, state attenti che trangugi bene, perché questi bambini, sapete cosa fanno? Vi girate di là, rimettono il latte in mano e vanno a venderlo all'amico. Però è vero, no? Tu regali un cappello uno, domani c'è la gente che sta un altro. Quindi sono molti, sono commercianti. Là c'è la classe dirigente che ha i soldi. Loro dire domani vado a Dubai a preparare qualche container, vanno a Dubai se ne arrivano con 4-5 container, ma così compariamo noi due adesso qua. E gli studenti e la classe che potrebbe essere più cosciente, e lo è, però lo studente alla fine che ha, lo studente non è uno che ha grandi conoscenze, perché la qualità della scuola è molto scadente, moltissimo. Lo studente prende coscienza, però quando ha una carta in mano, il miglior impiego non è che hai gli strumenti per crearti tu qualcosa, no, trovare l'europeo che gli dà lavoro. Quindi lui userà il suo diploma come tu desideri. Là tu trovi l'ingegnere, io a volte mi sono confrontato con degli ingegneri laureati che di conoscenza zero assoluto, no? Però trovano una ONG, trovano un commerciante, trovano un europeo, lui fa quello che gli dice, è quello che lo paga. Quindi non sono quelli che portano avanti gli elementi culturali, anche tecnici, che sarebbero che sono di là. Cioè io confronto la mia cultura con la tua, siccome se tu mi paghi, io la mia te la vendo subito. Purtroppo è una prostituzione necessaria. Quindi questa classe che è cosciente, che è critica, ha mille motivi per non dire chiaramente quello che sente e fare, non ha i mezzi.
Quindi si sottomette. Organismi, più che adesso, qualche anno fa, gruppi di sviluppo che a livello delle città, gente che ha fatto il corso sullo sviluppo, formati su modelli europei, sullo sviluppo, e gente che cerca di apparire, di essere attivo, perché facendo un bel progetto come l'Europa piace, trova il finanziatore. Io mi sono trovato a mio livello molto giù. Ho chiesto un aiuto a Miserere, che è poi un organismo nostro che ha un po' di soldi, un organismo cattolico, no? E mi applica delle leggi economiche europee. Abbiamo discusso, è arrivato il punto di dire: guarda, se i tuoi soldi io devo applicare delle leggi economiche che sono quelle negative anche in Europa, immagina se a rifiutare l'aiuto. Se per avere il tuo aiuto tu mi metti queste condizioni, no? Ammortizzamento, bisogna andare a fondo, dico solo la parola in fretta, ammortizzamento, tecnologia, devo applicarla secondo i tuoi studi di economia. La tua economia è un'economia europea, che bisogna ancora dire se è buona o no. Applicare in Africa, forse si capisce meglio per l'OMS, la stessa cosa. Nel campo della sanità, ciò che decidono a New York o decidono a Bruxelles, e si applica a Bruxelles, devo applicarla io a Muanga. Le leggi sono quelle. Esempio, adesso col Covid abbiamo saputo che un buon stock di vaccini che è arrivato in Congo è stato buttato via. Hanno mandato i vaccini, comprati e tutto, ma i frigo non ci sono, le siringhe non ci sono. Per dire un esempio, a parte quello, noi abbiamo una piccola maternità ospedale. Devono essere diplomati. Noi abbiamo fatto per anni la maternità, un ospedaletto dispensario con volontari, mamme che non avevano fatto gli studi, però i nostri infermieri hanno fatto un po' di formazione tecnica così, per mettere una piaga non hai bisogno di fare l'università, no? Per mettere un cerotto oppure un'aspirina. E adesso per tenere su, per essere approvata, devono essere tutti diplomati. Noi abbiamo fatto andare avanti una maternità per anni con 40 SAS-FAM, no? Le ostetriche tradizionali, nessuna diplomata, e adesso abbiamo 12 diplomati, cioè ragazzi non nostri, li abbiamo presi in città, ragazzi la stessa cosa. I soldi, perché adesso le leggi europee dicono: io ti do dei soldi, ma poi tu dopo 8 anni ti autofinanzi. Se tu non mi dimostri che quei soldi lì ti daranno capacità domani di andare avanti con le tue gambe, non te li do. Sì, ma se io ho i ladri in casa, io continuo a farmeli dare da te perché me li porti via. Cioè, io mi sono messo in urto con Misero per queste cose qua. Cioè, mi fanno applicare delle leggi. Le turbine, noi mettiamo delle microcentrali, le turbine devono avere queste caratteristiche. Le vostre turbine durano 5-6 anni e poi si rovinano. Sì, ma io se faccio l'elementare, non posso usare la big dell'università. Se io faccio elementari, è chiaro che il mio quaderno si sporca più in fretta dell'università. Poi mi mettete le regole dello sviluppo di Inga, di Kinshasa, che io le applico in un villaggio che la sua turbinetta. Cioè, chi dà i soldi, dà di per lo sviluppo, oggi esige che l'africano applichi le regole che io, europeo, mi sono fatto per me. E io adesso personalmente ho già anche visto che non funziona neppure più un'economia così, è in crisi. Allora, questa cosa qui avviene. Tutti questi studenti che hanno fatto un grado nel campo delle tecnologie sono diplomi un po' così comperati, e in più, se vogliono avere un lavoro, l'europeo, se un europeo che vive là è diverso, ma se un europeo che è appena arrivato, lui applica le regole che ha studiato all'Università di Torino. La tecnologia non cambia, la vita si gira sempre a destra, però certe, specialmente l'amministrazione cambia tanto. L'amministrazione, e poi anche la tecnologia. Io non posso mettere una turbina perfetta come la mettono a Kinshasa, metterla in un villaggio, perché laggiù quando si rovina chiama l'ingegnere da New York. Io qua mi sbaglio io. Cioè, ci sono
proprio nella formazione di questi strati, gente che ha fatto un corso di sviluppo, gente che ha fatto degli studi, alla fine si prostituiscono e sono coscienti, ma se vogliono avere due soldi. In Africa purtroppo molti li hanno eliminati, trovare dei leader anche nel campo della cultura, non hai nessun teologo africano. L'africano è obbligato, scusate la parola, a prostituirsi, se vuole avere due soldi. Quindi arriva l'agronomo da Bruxelles, tu per fare una cosa fai così, così e così, anche se lui non è convinto, se vuole il lavoro fa così, così e così. Quindi un passaggio giusto lì, è un tema per esempio che andrebbe un po' riflettuto in gruppo. Cioè queste classi che nel frattempo avrebbero dovuto formarsi non si sono formate, neppure nel campo della Chiesa. Ecco, tu hai detto all'inizio che a un certo punto ti interessava relativamente convertirli, cioè una delle prime cose che hai capito. In ogni caso, il ruolo della Chiesa in una forma di coscientizzazione o di presenza è importante? Che caratteristiche ha? Che limiti? Che potenzialità può svolgere? Il ruolo che ha e potrebbe avere è grandissimo. Adesso io parlo, tenete presente che io parlo di una zona, di una diocesi, quindi non parlo dell'Africa, però è un'espressione anche di Africa, no? La Chiesa da noi è l'unico punto di riferimento valido. Quindi chi è vescovo, chi è prete, ha un ruolo determinante in tutto, nella scuola, nella formazione, nei legami. Quindi la Chiesa è molto importante anche per questo ruolo di riferimento. La gente, tolto il parroco, tolto il vescovo, non sa chi chiedere. Il governo è assente da noi. Allora, la Chiesa che ho visto e che c'è ancora molto, è una chiesa molto romana, molto vaticana, non francescana. Vaticana, ma non francescana. E quindi cercano di essere obbedienti a Roma, anche lì lo stesso discorso di prima. Roma ha mollato un po', sicuramente nel buttare là i soldi, è più critica, più attenta, però in fondo c'è ancora sempre questo. Quindi penso sia la più obbedente, non sarà mai l'America della teologia della liberazione. Teologi, dimmi un teologo africano. Perché lì sarà uno studio da fare. C'è un perché. Uno è che le teste a tutti i livelli, tutti questi anni di dittatura, sono sempre tagliate. La Chiesa ha un grandissimo ruolo, da noi è scontato, se togli il prete, togli il parroco, non ha più nessuno a cui riferirsi. E siccome sono parrocchi di 40.000, 50.000 abitanti, il prete cosa fa? Distribuisce i sacramenti. La predica è così, la fa il catechista, è così, formati dai preti. Cioè, la cosiddetta evangelizzazione c'è pochissima che la. Il prete quando arriva amministra i sacramenti, pagano la tassa, va via quei soldi. Parlando chiaro, chiaro è così. La struttura finanziaria da noi funziona benissimo. Cioè, viene la cresima, cresimiamo 500, parti con 500 dollari. Non vendono la cresima, per carità, non andate a dire quello. È offerta libera. Questa quindi globalmente si può dire è una chiesa che finché la struttura resta com'è, è molto clericale e poi lei sacramentalizza. A noi, io lì sono, non sono in una parrocchia adesso, gli ultimi 20 anni sono nel mio villaggio, non è la parrocchia c'è la parrocchia centrale, poi c'è i settori e poi c'è i sottosettori. Il mio villaggio è un sottosettore. Io per un matrimonio, un battesimo, il permesso me lo dà il parroco. Il diritto canonico mi dirà che è valido, ma non è lecito.
Cioè, si sono sottomesso alle E il regole. parroco è un locale o è anche un Locale, bianco? locale, locale. Tra l'altro uno che è stato adesso, uno che è stato tanti anni in Italia. L'altra cosa è questa, chi è stato in Italia arriva giù. È più europeo di me, eh? Più Questo. europeo di me. Non tutti, eh. Ma la Chiesa gioca un ruolo di tenere la gente insieme. La gente sa a chi riferirsi. Il vescovo, che anche l'attuale, fa la sua parte, ovviamente con dei ritocchi che andrebbero fatti, ma quello di prima, cioè, molte idee anche in politica le porta avanti lui. Il vescovo di Bukavu, vescovi sono stati uccisi proprio per quel ruolo lì. Il cardinale attuale di Kinshasa è una persona veramente in gamba. Molti, e come per gli studenti. Roma, c'è una Roma, come lo sappiamo bene tutti, di Francesco, e c'è una Roma che non è di Francesco. Ora ovviamente sono più legate a quella non di Francesco, per necessità, per comodità. La Chiesa ha un ruolo, il riferimento religioso ha assolutamente un ruolo. È chiaro che andrebbe anche lì come qui, un po' ritoccata. Per esempio sul celibato lì l'atteggiamento qual è? Lì è un terreno. L'anno scorso i cristiani di Butembo, la cattedrale, hanno scritto una lettera aperta, leggibile da tutti, l'ha mandata anche a Roma, l'ha mandata anche al vescovo, senza peli sulla lingua. Il celibato è purtroppo non solo è vissuto da molti malamente, ma un parroco dice: ma questo è normale, ti stupisci di quello. Io ho sentito un parroco che diceva chiaramente, ed è ancora tornato il parroco, no, basta che la donna non sia sposata, che problemi ti fai? Tutte queste cose si sanno, è chiaro che non le predichi tutti, ma è una necessità. Noi nel Medioevo, io ho sentito, tu forse lo storico Barbero qua, che ha fatto, l'ho letto, ho visto, tu mi hai stupito un po' perché l'ho sempre visto molto molto serio, penso lo sia ancora, ha fatto una visione della Chiesa qua del Medioevo, robe da indice. Cos'era il clero, cos'era qui e là, vallo a cercare su YouTube. Sì, no.